Le città visibili, sedicesima puntata e ultima. Siamo al capolinea, abbiamo fatto il tour di tutta la città e siamo giunti di nuovo al nostro punto di partenza. Qui ho completato il disegno con la Gare Montparnasse. Possiamo fare un po' di acquisti al Bon Marché. Possiamo ancora decidere di visitare il Musée Rodin. Possiamo soggiornare all'Hotel Matignon, ma è forse un po' troppo expensive, e dopo questa tappa ritorniamo al punto da cui tutto ebbe inizio, alla Tour Eiffel. Prendiamo un foglio bianco, vedete, mi sono tracciato alcuni elementi perché per arrivare alla Tour Eiffel e alla Senna dobbiamo attraversare il Boulevard des Invalides e passare tra gli Invalides e l'École Militaire. Allora andiamo a disegnare l'École Militaire, un grande edificio contornato da giardini. Si sa che l'armata per i francesi dai tempi di Napoleone ha un grande valore, quindi ha un edificio imponente ma elegante, in stile dipartimento francese classico. Poi riempiremo i tetti di blu. E di fronte tracciamo la linea che ci porta verso la Tour Eiffel. Si chiamano Champs de Mars, Campi di Marte, perché Marte è la divinità militare per eccellenza. Riuniremo poi con il foglio iniziale e vedremo di ricongiungere i fogli di fronte all'edificio dell'École Militaire. Si trova un edificio moderno. Ecco, ultimo questo elemento. Poi in realtà l'École Militaire prosegue ancora con grandi collegi che tratteggeremo approssimativamente in seguito come riempitivo, ma l'edificio fondamentale è fatto. Di fronte allo spiazzo dell'École Militaire si trova un edificio moderno che è il palazzo sede dell'UNESCO, che ha questa forma caratteristica molto iconica. Ci sono degli edifici che non sono particolarmente belli, ma nel disegno rendono molto perché hanno una forma e un spiccano, sono tridimensionali. Ecco. L'UNESCO tutela il patrimonio mondiale della cultura, della civiltà, dell'arte, e ha sede a Parigi. Ecco, e mentre vado ad ultimare questo edificio,
ritorno a fischiettare la canzone iniziale. Tu me fai tourner la tête, tu le fai tourner tout le monde, tu. E con l'augurio di poter tornare a girare in tutto il mondo, concludo questa puntata. Vado a ultimare la zona verso la Senna, che scorre sulla sinistra. Tra ponti moderni, una zona decisamente moderna, dove si trova il park André Citroën, marca automobilistica parigina. E al di là della Senna, verso i Bois de Boulogne, abbiamo ancora la Maison de la Radio Française, anche qui con un edificio con una forma estremamente distintiva. E la radio ci ha fatto compagnia con il mio fischiettio e spero vi abbia messo di buon umore nonostante tutto. La prossima puntata sarà una puntata di viaggio ricapitolativo con un panorama sull'intera produzione. Au revoir.